Nella tavola rotonda che abbiamo fatto oggi, diciamo, abbiamo parlato di temi molto importanti, fra i quali il rapporto fra l'etica e la finanza. La finanza è un termine che ha assunto purtroppo una connotazione negativa perché la finanza, cioè il sistema del bancario, non viene più visto come un elemento di solidità, ma qualche volta viene percepito come il luogo dove perdere i propri risparmi. Abbiamo avuto modo di affrontare alcuni problemi strettamente legati a quelle che sono le condizioni del territorio, soprattutto della Conca Ternana in particolare e più in generale di tutta la regione. Un tema che ci preoccupa è purtroppo l'indicatore sul problema dell'usura, il cui indice, diciamo, di permeabilità purtroppo per Terni è superiore a 47, quindi questo fa della provincia di Terni sicuramente una delle peggiori dell'Italia centrale e in assoluto l'ultimo capoluogo di provincia delle regioni dell'Italia di mezzo, quindi Toscana, Umbria e Marche. Una situazione abbastanza pesante che ha la sua causa, diciamo, soprattutto nella situazione economica, diciamo, difficile che vive il territorio del Ternano, ma anche su condizioni di scarsa conoscenza, diciamo, dei temi della finanza da parte del pubblico e dei risparmiatori di questa regione. Sono chiamate in causa anche gli istituti di credito? Sì, senz'altro, noi crediamo che il sistema bancario debba sicuramente mutare, diciamo, ecco, il proprio atteggiamento. C'è la necessità, diciamo, sicuramente di un rapporto anche più trasparente nei confronti della clientela delle banche. Noi abbiamo avanzato delle proposte in questo senso, diciamo, finalizzate a favorire quella che è la trasparenza dei prodotti bancari per rendere edotti, diciamo, ecco, i risparmiatori dei rischi che possono essere potenzialmente anche molto seri quando ci si approccia, diciamo, all'investimento con prodotti, diciamo, ecco, bancari. Dobbiamo però battere anche sulla formazione del personale, delle banche che deve essere preparato maggiormente ad affrontare quella che è la sfida della multiculturalità, atteso che il territorio umbro e anche la Conca Ternana rappresentano un ambito dove sono presenti forti minoranze, diciamo, ecco, di cittadini stranieri che hanno delle difficoltà evidenti, diciamo, nel momento in cui si approcciano al sistema bancario del nostro territorio. Ecco, ma anche il personale bancario può essere sottoposto, diciamo, a una sorta di ricatto dal proprio datore di lavoro. Sì, tocca il tema, diciamo, delle pressioni commerciali che noi della Wilcast stiamo cercando, diciamo, di contrastare più o meno efficacemente. Abbiamo fatto un accordo molto importante sul tema delle politiche commerciali e sull'organizzazione del lavoro. L'accordo è positivo, va nella direzione, diciamo, di ridurre le pressioni commerciali, spinge fortemente per una politica, diciamo, di riduzione degli stipendi, diciamo, ecco, del management delle banche e quindi cerchiamo appunto di fare sicuramente tutto quello che è in nostro possesso. La difficoltà è tradurre in pratica i contenuti di un accordo senz'altro positivo in politiche coerenti, diciamo, con i contenuti dell'accordo stesso.